Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con il Mavic Air. In questo video volevo farvi vedere com'è più pratica la funzione Orbite di Leetkey rispetto alla funzione Point of Interest di DJI Go 4. Quindi adesso proviamo a fare un piccolo volo con questa funzione e vedrete anche voi com'è molto più semplice rispetto a DJI Go 4. Quindi adesso prepariamo tutto, decolliamo e proviamo la funzione Orbite di Leetkey. Allora, per prima cosa, prima di impostare la funzione Orbit, bisogna essere in volo. Quindi adesso decolliamo. Registrazione iniziata. Ok, adesso il Mavic è in volo sopra di noi, andiamo a impostare un punto di interesse in cui lui girerà intorno. E poi vi spiego com'è la funzione. Quindi adesso selezioniamo la funzione Orbit. Ok. Adesso dobbiamo mettere il punto di interesse sulla cartina. Metto un punto qua a caso nel campo, quindi andiamo a selezionare il punto di interesse. A questo punto possiamo regolare l'altitudine e il raggio. Io lascio impostato così di default come ce l'avevo già impostato e faccio avvia e vediamo cosa succede. Ok, vedete che il Mavic sale alla quota preimpostata nell'opzione Orbit. E vedete che va a raggiungere l'inizio del cerchio che abbiamo tracciato. Ok, una volta che l'ha raggiunto si ferma, ruota la telecamera verso il punto di interesse che abbiamo creato. A questo punto non ci resta che tirare la cloche verso destra e fare girare il nostro Mavic intorno al punto di interesse che abbiamo creato e al cerchio che gli è stato creato intorno. Ovviamente sto andando alla velocità massima per velocizzare la cosa, però vedete come lui mantiene il cerchio che è stato creato, quindi è stato molto più semplice creare il punto di interesse, girare intorno a un punto di interesse. Un DJI Go 4 è molto più complicato, perché quando troviamo anche il punto di interesse, cercare il centro del punto di interesse per poi spostarsi, per poi andare a creare il cerchio, è molto più difficile cercare proprio il punto di interesse, cioè il centro. Con questo invece è molto più semplice, perché lo vediamo sulla cartina, ci appoggiamo il dito e abbiamo creato il punto di interesse. Creiamo la dimensione del raggio, anche qua vediamo quanto già gli stiamo girando intorno e a che distanza. Con la cloche gli diamo noi la velocità, quindi è molto molto semplice. Quindi adesso ragazzi riatterriamo e tiriamo le conclusioni di questa funzione di Leetkey. Ok ragazzi, il Mavic è riatterrato, quindi ragazzi avete visto com'è molto più semplice secondo me la funzione Orbit di Leetkey rispetto alla funzione Point of Interest di DJI Go 4. Quindi ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!